Ciao a tutti ragazzi, oggi in questo breve tutorial andrò a mostrarvi come poter andare a salvare i certificati SHSH della versione iOS che avete montato sul vostro dispositivo Apple un po' più vecchio, quindi diciamo fino agli A4, quindi iPhone 4, iPad di prima generazione e l'iPod Touch di quarta generazione, fino ad arrivare in giù, per esempio, all'iPhone 3GS o gli iPod Touch di terza generazione, anche se in questo caso non ne sono molto sicuro, questa tecnica potrebbe anche tornarvi utile sugli iPhone 3G e gli iPod Touch di seconda generazione. Praticamente, cosa sono i certificati SHSH? Apple non ci permette, come sappiamo purtroppo, di tornare a versioni di iOS successive, quindi per esempio per questo iPhone 4 l'ultima versione disponibile ufficialmente è iOS 7.1.2, quindi se io volessi ripristinare questo iPhone ad iOS 4.1, che è attualmente montato sul dispositivo, non potrei, perché appunto non è firmata dai server di Apple. Quindi andiamo a vedere come salvare i certificati SHSH per il vostro dispositivo nello specifico, e per la versione iOS che avete montato, e anche come poter creare un IPSV customizzato per poter ripristinare la versione iOS che avete montato. Allora, vi servirà purtroppo Windows e basta, cioè non potete farlo su macOS da quello che so io, o almeno non con questo tool. Quindi dovrete o procurarvi un PC con Windows XP, Vista, Windows 7 o massimo, credo, che funzioni con Windows 8, ma non ne sono sicuro. Di sicuro fino a Windows 7 funziona, io infatti qua ho Windows 7, oppure metterlo come ho fatto io sul vostro Mac se lo supporta. Quindi dovremo andare sul nostro browser preferito e andare su due siti differenti. Prima di tutto andiamo su i8snow.com, che vi lascerò in descrizione, su questo sito qua. Quindi scritto IH8SN0W.com. Premiamo invio. Andremo ad utilizzare un tool abbastanza storico, ovvero iFaith. Andiamo a, non so se si dica iFaith o iFaith, però comunque andiamo a scaricarlo. Fate salva file e vi scaricherà questo zip. Dopodiché, in base al dispositivo che abbiamo e la versione di iOS che abbiamo montato sopra, quindi nel mio caso ho un iPhone 4 GSM con iOS 4.1, possiamo vedere come identificarlo, ci sono vari modi, o lo sapete già, oppure digitate semplicemente il numero modello su internet. Quindi dove dovremmo andare? Dovremmo andare su ipsv.me, questo sito qua, anche questo lo lascio in descrizione. Andare a selezionare il vostro tipo di dispositivo, quindi per esempio se lo state facendo su un iPhone 4, un 3GS o quello che è, scaricate iPhone, cioè cliccate su iPhone, su iPad, per un iPad di prima generazione fate iPad, e poi iPod Touch e HomePod se usate, cioè se avete un iPod Touch. Quindi cosa andiamo a fare? Dovremo appunto scaricarlo. Quindi una volta che vi trovate nella sezione del vostro dispositivo, andate a cercare il vostro dispositivo specifico, nel mio caso un iPhone 4 GSM. Come potete vedere, come vi ho detto prima, l'unica versione firmata è iOS 7.1.2, noi dovremo andare a cercare la nostra versione, nel mio caso iOS 4.1, e facciamo download. Attendiamo anche qui che il nostro file si scarichi, quindi facciamo salva file e diamo invio. Ho notato che Firefox sui file IPSV, quando ne scaricate uno per la prima volta, dà sempre questo errore dicendo che è una minaccia, ma non è assolutamente vero. Questi file sono scaricati direttamente da Apple. E come terza cosa dovremmo andare a scaricare iTunes 11. Io vi lascio direttamente il link in descrizione, ma nel caso volete farvelo da solo, digitate semplicemente The iPhone Wiki iTunes. Ok. Ci troviamo su questa pagina dedicata a iTunes su The iPhone Wiki. Possiamo andare su Windows Versions e
nel mio caso 64 bit, potreste anche farlo su un 32 naturalmente, e andiamo a prendere una versione di Windows 11, o sì, vabbè, di Windows 11, di iTunes 11. Io piglio la prima in assoluto, faccio scarica file, anche se teoricamente credo che funzioni per tutte le versioni di Windows 11, iTunes 11, scusatemi, di nuovo, e attendiamo appunto che tutti i file finiscano di scaricarsi e ci vediamo appena il download è completo. Ok, adesso possiamo cominciare con il primo passo, ovvero doppio clic sull'installer di iTunes e lo andiamo ad installare. Facciamo avanti, io metto inglese, installa, vediamo tutti i consensi che ci chiede. Intanto per praticità vado a spostarmi questi file nel desktop e attendiamo comunque che iTunes finisca di installarsi. È comunque una procedura molto molto veloce, anche se avete, che so, un computer antichissimo con un hard disk meccanico e un Intel Atom, andrà comunque velocissimo, perché non è che debba far tanto. Comunque, una volta completata l'installazione, riprenderò il video. Ok, l'installazione è andata a buon fine, vabbè, togliamo la spunta apri iTunes perché non lo vogliamo aperto adesso, facciamo fine, completato, come potete vedere è apparso iTunes. Adesso cosa andiamo a fare? Prendiamo il nostro dispositivo, lo attacchiamo al computer, quindi prendiamo il nostro cavo a 30 pin, andiamo ad attaccarlo al computer e lo attacchiamo al nostro iPhone. Ok, io vabbè, ci ho attaccato anche il dock per filmare meglio, ma non è necessario. Quindi lo andiamo a mettere in modalità DFU. Come fare? Teniamo premuto tasto home e tasto power per 10 secondi, non proprio 10, comunque finché non diventa nero ne aspettate 3, e dopo che sono passati 3 secondi, dopo che lo schermo è diventato nero, continuate a tenere premuto solamente il tasto home. Adesso dovrebbe essere entrato in modalità DFU con successo. Vedete già che iTunes si vuole aprire perché ci farà dire naturalmente che c'è un iPhone in modalità di recupero. Ecco, infatti, ci potrebbe dire nuova versione disponibile. Non lo fate perché ci serve iTunes 11. F4, altro F4 per chiudere iTunes. Apriamo la cartella di iFaith, o iFaith come si dice, non lo so. Doppio clic sull'applicazione, fate tutto quello che vi chiede di fare, fate ok e andiamo su questa sezione dump shsh blobs. Facciamo proceed. No, perché nel mio caso non stiamo usando un Apple TV di seconda generazione. Fate start e tutta la procedura dovrebbe andare a buon fine. Vedete, sto facendo così. Sposto l'iPhone per farvi vedere cosa succede anche sullo schermo. Naturalmente in background potrebbe aprirsi iTunes, dirvi driver in installazione, attendere, tutte queste cose qua. Voi vi concentrate qui. Appariranno queste scritte molto belle sul vostro dispositivo. Farà dumping. Ok, va bene. Ok, qui abbiamo il nostro file dell'SHSH del nostro specifico dispositivo, perché questo file lo potremo utilizzare solo ed esclusivamente per il nostro esclusivo dispositivo e per la versione di iOS che c'è montata sopra. Facciamo salva, io me li salvo sul desktop, molto importante. Vedrete che cioè è molto importante tenerli a portata di mano. Vedrete che l'iPhone si riavvierà, o comunque il vostro dispositivo qui tenterà di salvare gli SHSH per l'ultima versione disponibile, ma fallirà perlomeno. A me l'ultima volta ha fallito miseramente, ma tanto noi non ci interessa perché non ci serve. Comunque lo facciamo finire, nonostante potrebbe tranquillamente non farcela. Ecco, infatti non ce l'ha fatta. Cosa facciamo? Facciamo di nuovo ok, o comunque lo chiudete e lo riaprite, e stavolta facciamo build signed
IPSW. E adesso dovremo andare a mettere il file degli SHSH che ci siamo creati prima. Ricordatevi dove l'avete messo, quindi è questo nel mio caso. E adesso facciamo browse for IPSV e ci mettiamo l'IPSV che abbiamo scaricato prima. Andrà a verificarla, a processarla. Adesso facciamo build IPSV e andrà a costruirci il nostro IPSV customizzato per fare avvenire il ripristino con successo. Quindi adesso velocizzerò il video e ci vediamo quando ho completato. Una volta completata la procedura ci verrà questo messaggio. Dovremo rimettere nuovamente il nostro dispositivo, sempre rigorosamente attaccato al computer, in modalità DFU. Quindi non vi sto a ridire come fare. E andiamo quindi a rimettere il dispositivo in modalità DFU e attendiamo che iFave lo riconosca. Ora comunque dovrebbe già essere in modalità DFU, infatti si è aperto iTunes, andiamo a chiudere iTunes perché adesso non ci serve. Facciamo start e ce la metterà in modalità Pwned DFU, che ci servirà per appunto ripristinare i PSV customizzati. Possiamo adesso chiudere iFave e aprire iTunes, che adesso ci servirà per davvero. E facciamo adesso che ci appare il menu, ecco, potrebbe apparirvi direttamente il menu dell'iPhone. Nel caso non vi appare, andate qui in alto a destra e vi si apre questo menu. Tenendo premuto il tasto Shift della tastiera, cioè quello per fare le maiuscole, diciamo, andiamo a cliccare su Ripristina iPhone e prendiamo adesso l'IPSV che ci siamo appena costruiti. Non questo con questi numerini, iFave, iPhone 4, eccetera. E attendiamo che il ripristino vada a buon fine. Quindi anche qui velocizzo il processo e ci vediamo quando ha finito. Ok, è andato tutto a buon fine, l'iPhone si sta riaccendendo e dovrebbe essere andato tutto liscio. Aspettiamo che si riaccenda, ecco la barra di caricamento. E ok, ce l'abbiamo fatta. Sono riuscito con successo a da iOS 4.1 e siamo una schermata di configurazione. Purtroppo, nel mio caso, questo iPhone è bloccato ad un operatore inglese. Io non ho una SIM inglese, quindi dovrò andare a bypassare la schermata di configurazione con RedSnow e farò anche un tutorial adesso, subito dopo, ne approfitto nel caso voi abbiate il mio stesso problema. Quindi niente, spero il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Nel caso, se avete voglia, iscrivetevi. Ci vediamo dal prossimo video.